Il futuro wallet italiano sull'identità digitale sarà sull'app IO. Cosa la caratterizzerà? L'iniziativa si colloca in parallelo al progetto europeo e su indicazioni e coordinamento del Dipartimento per la Trasformazione Digitale è stato deciso di avviare appunto questo progetto in leggero anticipo rispetto alla maturazione del wallet europeo. PagoPA, su scelta del Dipartimento per la Trasformazione Digitale, sarà wallet provider. Utilizzeremo app IO come tecnologia di riferimento e in pratica avremo un borsellino dove potremo archiviare le versioni elettroniche, autentiche, verificabili delle credenziali dei documenti di ogni cittadino e questo permetterà ai cittadini di poter utilizzare, sperimentare i primi use case entro la fine dell'anno. Il percorso prevede un pilota ristretto e controllato nei mesi finali dell'anno per poi andare su larga scala, sempre in fase sperimentale, a partire dal 2024. Che intende per fase sperimentale? Che alcuni cittadini potranno già utilizzarlo e che cosa andremo a trovare? Intendo proprio questo, esattamente. Alcuni cittadini potranno utilizzare concretamente questo wallet e effettuare prove nel quotidiano, nel vissuto quotidiano, andando a testare la tenuta del wallet con le tre credenziali citate dal sottosegretario Butti attraverso gli use case identificati. Ricordo che le tre credenziali che tratteremo e che lanceremo su Digital Wallet, sull'IT Wallet, saranno tessera sanitaria, tessera elettorale e licenza di guida. Come si andrà ad interfacciare col futuro wallet europeo? Allora, il wallet italiano nasce perfettamente compatibile con le specifiche oggi conosciute rispetto al wallet europeo. Anzi, c'è l'ambizione, la nostra ambizione è quella di essere contributori all'evoluzione e al consolidamento del disegno complessivo e di fatto partiamo anche da una posizione di vantaggio, se vogliamo, perché sfruttando app IO possiamo beneficiare di tutte le esperienze positive e di tutti i punti di forza di questa applicazione. App IO è di fatto l'asset pubblico che è stato pensato per essere in grado di soddisfare i compiti necessari per Wallet, perché è l'applicazione tecnologica concreta del 64 bis del CAD che identifica e istituisce il punto di accesso telematico ai servizi pubblici. App IO è largamente diffusa, abbiamo dei numeri pazzeschi, 34 milioni di download, 200.000 servizi attivati. App IO è costruita per poter interagire in maniera attiva e dinamica con i cittadini, e questo è un valore importante perché permette, nel caso del wallet, permette agli enti che hanno le credenziali di poter avvisare il cittadino circa un aggiornamento della credenziale oppure circa il lancio di una nuova credenziale. App IO è strutturata già per poter gestire due funzionalità chiave previste dalla normativa europea, che sono la disponibilità di una firma elettronica qualificata, gratuita, che potranno utilizzare i cittadini e il fatto di poter gestire, archiviare strumenti di pagamento e effettuare i pagamenti in app. La nostra app oggi archivia, gestisce 13 milioni di carte di pagamento di prestatori di servizi di pagamento diversi e oltre 32 milioni di transazioni di pagamento in app gestite nel 2022.